Io e Piccettino oggi siamo qui con un pochino di ritardo rispetto al solito, perché sono stati un po' di giorni convulsi, diciamo, per parlarvi del nuovo Dylan Dog di Tiziano Sclavi, ovvero quando cadono le stelle. Cosa possiamo dire? Innanzitutto che abbiamo la mucca in copertina, perché nella copertina originale non c'era. Perché parlo di mucca? Vabbè, perché la passione delle mucche io ce l'ho sempre avuta, me l'ha trasmessa mio papà. Fa un collezionista di mucche ed è un amante di tutte quelle cose mucose, di pupazze a forma di mucca, che la suona nel suo telefono e la mucca che fa. Quindi la mucca è un po' il tutto. E poi, aneddoto mio personale, quando stavo con i miei e dormivo con le finestre aperte, il primo animale che sentivi la mattina non era il canto del gallo, ma erano le mucche che facevano dalle stalle. E quindi la mucca per me ha tutto un senso particolare. E quindi possiamo solo ringraziare il nostro amico Gigi Cavenago che ci porta tutti gli elementi chiave di questa storia con un tocco di colore incredibile. E mi fa piacere che ci sia molto più colore del solito, proprio perché questo albo all'epoca ebbe una cosetta, ma ne parliamo poco più avanti. Quindi riporta un po' il richiamo a Terrore dall'infinito, e non è per l'UFO, ma anche per le costruzioni strane qua sopra. Dylan e la mucca con le Pleiadi sul mantello ed è una figata, è una copertina bellissima e secondo me è anche forse oggi una delle più classiche che abbiamo visto comparire su questa collana. Avete visto che figata, vero? Cosa posso dirvi? Secondo me è una bellissima copertina e Gigi Cavenago ha fatto un grandissimo lavoro. Entriamo nel vivo. Come al solito lo scorcio di quello che fu, di uno stanno che fu, poi editoriale di Roberto Recchioni, che ci parla dell'agosto 1997, che è la data, è arrivato Ala, dicevo che è la data di uscita di questa storia, che per bizzarre coincidenze fu anche la data della prima puntata di South Park, che si ricorda, in cui c'era la mitica sonda anale, se ve la ricordate. Se ve la ricordate non fa niente, non è che vi perdete un capolavoro, però c'erano comunque di mezzo gli alieni con Cartman. Abbiamo varie cose, abbiamo incidenti, morti, vita, e Dylan che è al suo 131esimo albo. Ci racconta un po' la storia, come l'ha vista lui, come è cambiato Dylan Dog, come è cambiato il narrare di Tiziano Sclavi tra lo splatter iniziale e questo nuovo metodo. Questa storia non è splatter, ne parleremo dopo. L'accostamento anche al Tornado di Valle Scuro Passo, che sì, lo so, nei libri di Sclavi ancora non ho fatto, ne mancano due di libri che ancora non ho fatto, ma vi prometto che farò appena possibile, ve lo giuro. Comunque qui ci unisce un po' le due cose. E i personaggi? Beh, i personaggi, il focus va sulle mucche. Perché saranno le mucche a muovere il destino del mondo di questa storia? No, non è vero. Saranno le mucche una parte centrale, molto importante e anche un siparietto più divertente che altro su Dylan. Quindi ci divertiremo. Il perché leggere questa storia è il perché esatto che mi sento di sottoscrivere al 100%. Perché leggere questa storia? Per apprezzare il Tiziano Sclavi maturo e avvicinarsi alla sua narrativa di più difficile identificazione, perché non è semplice trovare un racconto che sia allo stesso tempo così classico e così solido, eppure tanto inusuale e diverso. E poi ovviamente per le mucche. Recchioni c'entra al 200% il succo della questione, perfetto direi. Abbiamo il raccontino di Marco Nucci che torna ad essere un po' più precedente, quindi qui abbiamo un suo racconto verosimile di rivedere una persona che non vedeva da un po', insomma, gradevole e quasi innestato bene nella base del racconto, mettetela così. E sono davvero davvero convinto che sia questo lo stile che deve utilizzare e non quello splatter horror squallid degli ultimi due che non mi sono piaciuti molto. Questo invece mi è piaciuto perché è verosimile, è un po' di storia, quasi un diario romanzato della sua vita che si collega all'albo in questione di Dylan. È molto interessante, questo mi è piaciuto. Parliamo della storia alla fine perché poi abbiamo una bella intervista a Bruno Brindisi, omaggiati poi da matite di Brindisi. Vedete che belle che sono. L'intervista è molto carina, vi lascio lì a leggerla.
Faccio vedere anche questo Lucio con Dylan qua sotto, Bruno Brindisi. L'intervista è molto carina, sono 3 pagine e molto particolare anche perché in fondo all'intervista, diciamo che verso la metà della seconda pagina, c'era un regalo su questo albo all'epoca, regalo che qui si è andato un po' perso. Brindisi è sempre molto disponibile, molto chiacchieroso e niente, ci spiega un po' la genesi, le chiacchierate, il collegamento con il tacchino di 3x0 se volete anche, quindi ce n'è davvero e io credo che siano davvero belle queste interviste, che meriterebbero quasi più spazio, ma questo lo dico ogni mese, quindi già lo sapete. Veniamo alla storia. Beh, la storia è molto particolare, perché è la seconda storia di una pseudotrilogia intesa. Che è la seconda storia, praticamente di una trilogia che sta all'interno della Continuity di Lagnata, Continuity, che sta all'interno della collana di Dylan. Il primo albo dovrebbe essere Terrore dall'infinito e l'ultimo albo Lassù qualcuno ci chiama. In realtà, e questo sarebbe il centrale, quando cadono le stelle, in realtà sono leggibili uno con l'altro, cioè a sé stante, anche se qui, per presentarci il personaggio di Whitby, riuscirò mai a dirlo come cavolo si chiama quello, mannaggia la miseria. Beh, per presentarci il coprotagonista, che è lui, Whitley, scusate, non vediamo mai il nome, che lo vediamo un po' peggio del com'era. Ci viene fatto un po' il riassunto spoilerante di Terrore dall'infinito, quindi in un certo senso, leggendo qui, perdete tutta la magia di una narrazione incredibile di quell'albo. Però avete il succo del discorso, qui lo avete. Quindi qui già avete il riassunto di Terrore dall'infinito che vi serve per classificare Whitley, non riuscirò mai a dirlo, per spiegare il rapporto con Dylan, per spiegare anche il discorso degli UFO. Poi abbiamo una storia che si muove nel più canonico dei modi, filmato di un UFO crash. Filmati UFO Crash che porterà Dylan a muoversi attraverso figure di paltaca amorose, intuizioni meno geniali di quello che sembrano e soprattutto attraverso quello che possiamo definire al 100% l'antimilitarismo sclaviano, cioè i militari idioti, prepotenti e ottusi come non mai, per quanto ogni tanto qualcuno buono ne salta fuori, pochi. In questo caso ce n'è uno simile, ma finisce un po' lì, poi non capirete bene fino alla fine. Questa più o meno la storia, non c'è lo splatter, non ci sono horror, non ci sono morti, non ci sono gli alieni che scendono tipo Predator a massacrare la gente, assolutamente no. Ci sono degli alieni che stanno un po' sullo sfondo e un Dylan che è più mosso dalla voglia di aiutare il suo amico, che capirete anche il perché è meglio aiutarlo in fretta, piuttosto che indagare su veri e propri alieni, anche se poi a un certo punto ci sarà questo turn, diciamo, tra Dylan e Whitley. Ecco, insomma, è una storia molto particolare, con uno sclavi poetico, divertente per certi versi, con dei sipariati fantastici, la sua passione per gli animali, perché la mucca sarà fighissima, però sarà comunque forse più pesante di altri splatter che abbiamo visto a livello di assimilazione a questo albo, sì, perché comunque non sarà una storia così scontata, non sarà una storia così semplice, non sarà una storia nemmeno così leggera, nonostante tutto. Insomma, è uno sclavi che si muove verso un binario diverso da quello che ci ha presentato, anche se in realtà non è molto, cioè, anche se in realtà il processo di cambio era già nato prima di questo albo, quindi non è il primo albo di questo cambio, ma è uno dei più rappresentativi. Tutto, assolutamente tutto legato insieme dalle immagini meravigliose di Bruno Brindisi, che all'epoca erano in bianco e nero, e qui invece troviamo questo colore invecchiato. Faccio vedere certe scelte di colore che sono molto belle. Cosa posso dirvi? Beh, Brindisi lo conoscete, il suo Dylan è riconoscibilissimo, uno dei Dylan più famosi. Purtroppo però questo albo aveva un regalo all'interno all'epoca, che era questa vignetta che aveva la scia a colori, quindi voi avete tutto il bianco e nero solito e poi trovavate
verso la fine, alla penultima pagina, che tra l'altro questo albo aveva una pagina in più, trovavate questa scia di questa cometa in bianco e nero. Scia che qui è stata un po' quasi invece appiattita, quasi per dare un effetto contrario, non lo so. Comunque questo regalo a colori, che all'epoca era bello perché tu sfogliavi l'albo e in fondo trovavi questo effetto speciale, diciamo, era molto carino. Qui si va un po' a mischiare all'interno dei colori della storia, però posso dirvi che anche questo mese, secondo me, i 4,90 richiesti meritano. Sì, forse questo è quello. Questo è quello, è bellissimo tra l'altro. Questo albo è quello che mi sentirei di mettere insieme alla sua versione originale, perché la versione originale aveva un bianco e nero brindisiano, ma veramente bello da vedere, con questo regalo in fondo del colore. Qui avete già un tutto colore che si amalgama anche molto bene, molto style, molto retro, però fa perdere quello che all'epoca fu quella piccola magia, ecco. Quindi quando cadono le stelle è uno sclavi un po' diverso dal solito, così come era uno sclavi diverso dal Tornado di Valle Scuro Passo, il suo ultimo romanzo, se andate a prendere i primi. È uno sclavi diverso, è uno sclavi che è invecchiato, probabilmente anche maturato, probabilmente ha deciso di cambiare registro di racconti, ma sempre mantenendo quel leitmotiv di questo personaggio chiamato Dylan Dog, ma anche di questa atmosfera sognante, ma e non così leggera, ecco. Quindi per quanto sia fondamentalmente una commedia divertente questo albo, non è che ti lascia proprio così sorridente alla fine, anzi, cosa posso dire? Qui avete una genialata di Tiziano Sclavi, in un formato bellissimo, a colori, a 5 euro. Credo che lasciarlo lì sia davvero un gran peccato. Ciao a tutti, baci e abbracci e andate a vedere quando cadono le stelle. Ciao ciao!